se pretendiamo di farci santi da soli, non ci faremo mai santi. Perché così come è necessaria la grazia, la forza, l'opera di Dio, perché la santità non è opera dell'uomo, ma è opera di Dio, così come sono necessari gli esempi dei santi, gli esempi della gente che testimonia la fede e il Vangelo, che ci incoraggiano, si diventa santi solo se si cammina con gli altri, cioè se si cammina con la comunità. È la Chiesa che ti aiuta a diventare santo, che ti sostiene in questo cammino. È la Chiesa che ti consola. È la Chiesa, la comunità cristiana, in cui, guardate, non mancano certamente le controtestimonianze e i cattivi esempi, ma attenzione a non farci poi bloccare solo dagli sbagli, dalle controtestimonianze, dai cattivi esempi. Certamente non ci fanno onore, ma sono cose che appartengono all'uomo e noi siamo chiamati a non giudicare, ma a pregare e a cambiare, ad aiutare le persone a cambiare. Ma la Chiesa ha tanti esempi luminosi, belli, che ci danno forza, ci incoraggiano a imitare e a vivere il Vangelo. Non sto qui adesso a farvi esempi grandi, eclatanti, ma se pensiamo a quante mamme fanno il catechismo nelle parrocchie, a quanti papà, a quanti genitori, insieme ai figli delle volte, vanno a servire alla mensa della Caritas, vanno ad assistere un anziano, vanno semmai a portare del cibo a una famiglia povera, genitori che sacrificano le proprie vacanze per stare insieme a ragazzi difficili, per fargli fare una vacanza con la parrocchia. Tutti gli educatori delle associazioni. Sono tutte testimonianze queste che ci aiutano a vivere il Vangelo e a sentirci parte di una comunità e che ci incoraggiano a camminare nella fede, a testimoniare la fede, a vivere la fede. E quindi io vi ho fatto degli esempi normali, pratici. Oppure pensate a quelle nonnine che sono lì in chiesa. Non perché non hanno niente da fare, perché vedete, prima dicevamo, quella persona va in chiesa perché a casa non ha niente da fare oppure perché a casa sua fa freddo, come qualcuno diceva, e quindi per non accendere il riscaldamento, ma prima i riscaldamenti non c'erano nemmeno in chiesa. Molte nonnine nostre, nonnini, vanno in chiesa perché lì si sentono consolati dall'amore del Signore. E vedere donne e uomini lì, inginocchiati, a pregare, non è questo un motivo di consolazione, di gioia e di incoraggiamento? E allora ci si fa santi non da soli, ma con gli altri nella comunità dei credenti. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao.